Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Alessio e oggi parliamo di lei, della Nike, della Air Jordan. Questa è una delle scarpe più iconiche del mondo Nike. Questa scarpa fu disegnata da Peter Moore nel 1984, appositamente per Michael Jordan. Michael Jordan all'epoca non aveva uno sponsor. La Nike, pur non con molte difficoltà, concentrò tutto il suo budget su un unico giocatore. Quel giocatore era stato scelto ed era Michael Jordan. Il merito va dato a Sonny Vaccaro, all'epoca era un dirigente Nike che riuscì a convincere contro tutti i pronostici Deloris Jordan, la madre di Michael Jordan, a firmare per la Nike. Sì, fu difficile perché all'epoca la prima scelta di Michael Jordan non era la Nike, bensì c'erano altre due grandi case produttrici di scarpe sportive, che erano l'Adidas e la Converse. All'epoca una netta preferenza di Michael Jordan era appunto in prima battuta l'Adidas, in seconda battuta la Converse. Sonny Vaccaro chiese nel 1984 a Peter Moore di disegnare una scarpa su misura al giocatore Michael Jordan, con i colori predominanti che erano il rosso e il nero. All'epoca c'era una regola nel basket che il colore predominante della scarpa da basket doveva essere per il 51% il bianco. La Nike decise comunque di creare questa scarpa con appunto i colori predominanti rosso e nero e si rese disponibile al momento della firma con il contratto con Michael Jordan di pagare le multe per ogni gara che avesse disputato Michael Jordan. Ogni gara la multa ammontava a circa 5.000 dollari. Prima di continuare vi chiedo una cortesia: iscrivetevi al canale, mettete un like, un dislike se volete commentate. Alla fine, contro tutti i pronostici, Michael Jordan firmò con la Nike. Il primo contratto fu per 5 anni a 250.000 dollari all'anno. Considerate che siamo nel 1984-1985, vi rendete conto che concentrare tutto il budget disponibile su un unico giocatore e queste cifre, 250.000 dollari, all'epoca erano veramente bei soldi. Anche oggi comunque sono bei soldi, ma all'epoca lo erano ancora di più. Un'altra cosa molto importante che fece inserire la madre di Michael Jordan nel contratto è che a Michael Jordan sarebbe spettata una percentuale sugli incassi su ogni singola scarpa, cioè oltre al compenso annuale di 250.000 dollari, una parte del ricavato della vendita di ogni singola scarpa andava direttamente al giocatore, a Michael Jordan, ed era una cosa all'epoca che non si era mai fatta e la Nike si è dimostrata pioniere in questo. La Nike, da quando ha fatto firmare il contratto a Michael Jordan, ha pagato la bellezza di 1 miliardo e 300 milioni di dollari al giocatore. Un'altra curiosità
l'ideatore delle scarpe, Peter Moore, purtroppo è morto un mese prima dell'uscita del film dedicato a questa scarpa, Air, la storia del grande salto, che vi consiglio di vedere. Purtroppo morì un mese prima dell'uscita del film. Vi lascio in descrizione il link se volete acquistare la scarpa direttamente su Amazon, così potete supportare il canale, potete supportare me nella creazione di nuovi contenuti. Vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!